Buonasera, buonasera e benvenuti a Sfide. È un grandissimo piacere avervi qui così numerosi. Io sono Aurora Mangiarotti, sono già docente di matematica e formatrice. Oggi sono qui in qualità di tutor e che accompagnerà il nostro relatore durante tutto il percorso. Eh, come eh, faccio parte di mh, Officine Scuola, un'associazione che insieme a Terre di Mezzo ha organizzato eh, Sfide La Scuola di Tutti. Penso che conosciate già Sfide, è nato come un appuntamento primaverile all'interno di Fa la Cosa Giusta, che è la fiera del consumo critico e sostenibile. Eh, è giunta al suo terzo appuntamento, ma quest'anno è in edizione speciale, ridotta rispetto a quella programmata inizialmente a marzo. Però abbiamo fatto il possibile per essere qui con voi anche quest'anno. Sapete che sfide è dedicato al mondo della scuola e a tutti coloro che vivono all'interno della scuola. È un'opportunità di scambio, di confronto e per fare rete. Bene, adesso vi introdurrò brevemente a qualche eh, istruzione di tipo tecnico. Voi, come in qualità di partecipanti a questo webinar, potrete solo ascoltare e vedere. Per intervenire dovrete usare il pulsante in basso. DR, domande e risposte oppure question and answer. Noi io provvederò a passare le vostre domande al relatore, vi, vi verranno date poi le, le risposte. Per la partecipazione riceverete l'attestato. Ma adesso veniamo alla presentazione del nostro relatore che è il professor Giuseppe Corsaro. È insegnante di scuola secondaria di primo grado. A Masca Lucia nel catanese. È davvero un appassionato e un esperto di tecnologie e didattica. Si occupa uh, di formazione da tanti anni, è mh, fondatore e anche amministratore della community. Insegnanti 2.0, pensate ormai da nove anni e questa community ha una popolazione di più di 42.000 docenti che lo seguono. Dicevo che è un esperto nell'ambito della formazione e anche collabora con la rivista BRICS, che è una rivista digitale che si occupa di didattica e tecnologie e in generale di innovazione. Eh, è esperto nell'ambito del PNSD e anche eh, recentemente di Suite. Fa formazione proprio sulla Google Suite perché è diventato Google Certified Trainer. Ma che cosa ci presenta oggi? Leggo il titolo: Esplorazioni virtuali, conoscenza reale, didattica attiva con Google Earth. È un percorso che ha sperimentato con i suoi studenti. E, in pratica è un percorso di formazione di conoscenza del territorio. È stato realizzato in modalità collaborativa, si sono applicate ricerca, condivisione, lavoro cooperativo utilizzando strumenti digitali e il cloud. Bene, lascio a lui la, la parola e buon ascolto. Ok, ti ringrazio Aurora. Ringrazio tutto il team di, di Sfide a cui sono molto affezionato, non solo perché eh, sono stato vostro ospite, eh, eh, ma anche perché il tema, che, i temi che voi trattate e l'evento di cui fate parte eh, è, una, è per me diciamo, un motivo di orgoglio farne parte. Ecco perché è una cosa eh, che reputo molto, molto interessante e molto positiva, anche se positivo in questo periodo non è un bell'aggettivo <ride> spesso, però in questo caso mi sa che eh, devo usarlo per forza. Ok, buonasera a tutti, io vi ringrazio di aver scelto di partecipare a questo a questo incontro online e vi, vi avverto soltanto che ci sarà diciamo eh, il mio incontro i miei incontri in genere tendono a far lavorare il pubblico ok non è solo una questione di interattività attraverso le domande e le risposte che spero potrò dare alle vostre alle vostre richieste ma in effetti già nel percorso che ho progettato eh, spero di potervi fare lavorare. Eh, dico subito, una piccola nota tecnica, che la parte più laboratoriale potrà essere comunque seguita eh, in maniera non attiva se si vuole e comunque si, si potrà diciamo, intuire che, quelle che sono le potenzialità dello strumento eh, e, del, e del progetto. Eh, però se volete partecipare attivamente al 100%, vi, diciamo, vi avverto che la partecipazione al 100% prevede l'uso di Google Earth e in particolare una eh, funzione precisa di Google Earth che è la funzione dei progetti eh, e per avere Google Earth eh, su un PC non c'è nessun problema. Per avere la funzione progetti funzionante bene su un PC, eh, qualsiasi sia il sistema operativo, eh, basta accertarsi di avviare Google Earth all'interno di un browser Chrome. È quello che crea meno problemi con Google Earth, eh, anzi non ne crea, eh, attiva tutte le funzioni, compresa quella che ci servirà. Eh, se invece state lavorando, state seguendo il webinar da un dispositivo mobile, eh, vi dico subito che probabilmente, no probabilmente, sicuramente sarà necessario per voi installare l'app la, di Google Earth e che comunque anche con tutta l'app installata da alcuni dispositivi mobili la funzione progetti, che è quella che utilizzerò io nella parte, utilizzeremo nella parte laboratoriale, eh, non funziona, dai dispositivi mobili non funziona al 100%. Funziona soltanto in visualizzazione. Quindi chi è col dispositivo mobile eh, e vuole partecipare alla, eh, e può spostarsi su un PC con Chrome eh, per partecipare meglio al 100% alla parte laboratoriale. Eh, lo può fare, non, non ci arriviamo subito adesso alla parte labor laboratoriale perché prima voglio. Iniziare raccontandovi un po' questa bellissima esperienza di didattica attiva che ho fatto con i miei alunni, eh, che eh, appunto eh, 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 è quella che mi ha eh, stimolato a rendere, a, a condividere con altri insegnanti eh, questa particolare attività, proprio perché ho visto, ne ho visto l'efficacia sotto, sotto tanti punti di vista. Eh, quindi se non ci sono altre note, questo era una, diciamo, un avvertimento che volevo aggiungere a quelli che vi ha dato già Aurora per la partecipazione al webinar, siccome in questo caso non è, non è, non è un webinar che è soltanto da, da fruire come ascoltatore, ci sarà appunto una, un, un appendice più con le mani in pasta, diciamo così. Eh, volevo dirvi che se volete mettere le mani in pasta al 100% c'è questa piccola accortezza. Il consiglio, il consiglio è, eh, da parte mia è ovviamente: se, se, se avete intenzione di mettere le mani in pasta, sappiate che questa è un'attività che si presta poi a essere replicata praticamente da, dappertutto. Io l'ho fatta in alcuni progetti extracurriculari, l'ho fatta anche con dei bambini di quarta elementare. Quindi io poi in classe l'ho fatta più volte con i miei che sono un po' più grandetti, ma chiaramente va bene anche per le scuole le secondarie superiori eh, e soprattutto la considero un'attività che è assolutamente svincolata dall'ambito disciplinare, cioè alla fine eh, tutti ci possono, ci possono trovare qualcosa da fare. Per me, per me si presta a questo, ecco, Per cui mh, non, è, non è vincolata al mio ambito. Io insegno storia e geografia in italiano, sono insegnante di lettere, ma non è vincolata a, agli ambiti disciplinari eh, umanistici. Ci si può eh, mettere dentro quello che si preferisce. Bene, Giuseppe, siamo allora, pronti. Okay. E quindi puoi cominciare. Possiamo per iniziare? Sì, 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 grazie. grazie. Allora faccio partire la, eh, la condivisione dello schermo eh, qui da Zoom. Eccomi. Ok, fra un, vedere, fra un attimo dovreste vedere il mio schermo. Ecco qua. E faccio partire la presentazione per raccontarvi un po' questa esperienza. Allora, esplorazioni virtuali, conoscenza reale, questo, vi, questo titolo l'ho scelto perché, diciamo in un certo senso, è un po' provocatorio per me, eh, perché si tende a considerare, tendiamo tutti a considerare quello che è virtuale molto lontano dalla realtà, se non addirittura a volte opposto alla realtà, come finto. Ecco, in effetti lavorandoci con le cose virtuali eh, si scopre che tanto virtuali non sono, cioè che il virtuale di oggi è un virtuale che spesso ha delle ricadute, delle ricadute notevoli sulla realtà. Eh, e a guardare ancora meglio possiamo vedere che ciò che riteniamo così un po', eh, un po con un pregiudizio virtuale e quindi finto e quindi non vero, in effetti Fa parte quotidianamente delle nostre vite reali, per cui e questo succede anche quando vogliamo innestare nella nostra attività didattica. Per noi insegnanti, succede al momento in cui decidiamo di, eh, di farci supportare da qualcosa di virtuale. In questo caso la realtà la realtà virtuale di Google Earth. È l'oggetto eh, che entrerà nella nostra didattica, che entra nella nostra didattica. Eh, la cosa bella di questa esperienza è anche che mi ha permesso di, di lavorarci eh, con tutta la classe. Eravamo, quando, quando ho fatto in particolare l'esperienza che vi racconterò, eravamo ancora in presenza, eh, però poi ne abbiamo replicata un'altra, me l'hanno chiesto gli stessi ragazzi, eh, e l'abbiamo fatta quando già era, era scattato il lockdown. Quindi restandoci ognuno a casa nostra, per cui è già sperimentato, ecco, vi posso dare anche questo tipo di assicurazione: che questo tipo di attività si può condurre eh, sia a distanza, sia in presenza, sia in situazione eh, mista, se vogliamo. Okay. E questo oggi come oggi non è, un, non è, una, non è una caratteristica da poco, vista, vista ancora le le difficoltà che stiamo vivendo. Ma eh, venendo più da vicino a che tipo di attività ehm, vi voglio presentare, vi voglio presentare un'attività che eh, fa il focus non tanto sui contenuti, sul passaggio dei contenuti, ma quanto invece sulle eh, competenze che si attivano. Sulle competenze che si attivano nei ragazzi, chiaramente, sui comp sulle competenze che si sviluppano e le abilità che i ragazzi vanno acquisendo durante lo svolgimento di questa attività. È una di quelle classiche attività che mh, stimola i ragazzi già solo per il fatto che ha un, un vero prodotto finale, ok? Alla fine di questa di questa attività i ragazzi intravedono già durante il lavoro che ci sarà un prodotto finale che sarà un prodotto di tutti un prodotto collettivo appunto anche questo è un valore aggiunto se vogliamo non è un prodotto del singolo ma è un prodotto cioè c'è dentro il lavoro del singolo del, del singolo ragazzo ma come prodotto finale è un prodotto della classe intera e, fra l'altro proprio grazie a questa a questa modalità collaborativa insita in questo tipo di attività si eh, stabilisce una, un buon livello di collaborazione tra pari, cioè sostanzialmente scattano eh, un po' automaticamente, spontaneamente, ma quando non è spontanea si può anche agevolare, eh, scattano forme di eh, tutoraggio reciproco. Eh, tra i ragazzi e non vi nascondo che a volte il tutoraggio è stato anche nei confronti dell'insegnante, almeno al, ai, primi, eh, ai primi esperimenti che si sono fatti, alcune problematiche che sorgevano durante il lavoro sono state risolte dai ragazzi eh, e, e mi sono state suggerite le soluzioni. Ecco, quindi anche l'insegnante quando si fanno questo tipo di attività, l'insegnante Anche se non vuole farlo, è costretto a scendere dall'altera e diventa, eh, diventa, insieme ai ragazzi, co-creatore di, di quello che si sta facendo. E, e infine, eh, essendo, un, noi può essere intanto un prodotto che è fortemente calato in qualcosa che potrebbe essere speso nella realtà. Ecco, eh, quello che si, quello che si, si è un prodotto fruibile da esterne, fruibile anche al di fuori della aree, un, diciamo, un prodotto interessante anche per chi non ha a che fare con l'attività didattica. Ecco, una nota che mi ero scordato di dirvi, ogni tanto appariranno qui in fondo delle, cioè appariranno nelle slide e dei riferimenti in questo caso il riferimento è l'articolo che io feci subito dopo la prima esperienza eh, positiva di questo tipo di attività con i ragazzi la, la voglio raccontare e ho scelto di raccontarla nel blog di insegnanti eh, vi dico anche che se non volete materialmente prendere adesso appunti di questi collegamenti eh, li ritroverete tutti alla fine della presentazione e comunque anche questa stessa presentazione eh, ve la renderò raggiungibile attraverso un link per cui ve la potrete rivedere eh, privatamente e a quel punto i link saranno a vostra disposizione come in un quaderno di appunti, eh, per cui mh, vi sto dicendo che è inutile che prendete appunti sui link in questo momento, non eh, potete farne a meno. Ecco. Eh, ok, quindi questi diciamo sono le cose che mi hanno ispirato mh, di più. Nel, nello svolgere questo tipo di attività con i ragazzi. Eh, come, come, come ho cominciato a lavorare? Con loro ho cominciato a lavorare eh, dividendo un po' il lavoro, diciamo assegnando un po' il lavoro eh, perché si trattava di costruire eh, una mappa d'Europa con dentro tutti i... Mh, tutti. Diciamo, una buona parte dei monasteri e delle abbazie, lo spunto è stato, è stato l'argomento monachesimo, eravamo arrivati alla storia del Medioevo, Noi eravamo ragazzi di prima media, eh. si, fa, si fa il Medioevo, a un certo si fa il monachesimo a un certo punto nella storia medievale, si affronta il monachesimo e siccome c'era stata la coincidenza che pochi giorni prima eh, avevamo fatto anche una visita guidata eh, nella nostra città una visita reale, ci eravamo andati proprio in un monastero, il monastero di San Nicolò all'Arena a Catania, che è, è un monastero che, che, che non è affatto un monastero medievale, ma che alle, alle cui fondamenta e alle basi c'era una comunità di monaci che esisteva fin dal Medioevo eh, e allora abbiamo voluto estendere questa cosa, stimolati dalla visita reale, stimolati dal fatto che eh, dal libro avevamo capito che era un fenomeno che, riguardava, eh, che ha riguardato un po' tutta Europa. I ragazzi sono stati subito d'accordo a dire: ah, Ma facciamo, vediamo qualcosa che ci, ci permetta di, di scendere più nel dettaglio e andare a capire dove sono questi monasteri, questi monasteri queste abbazie, come si è diffuso questo, questo fenomeno a livello, eh, a livello europeo. Eh, per cui per ciascuno dei ragazzi, io ho fatto io prima una cernita dei, eh, dei monasteri e poi eh, ho, ne ho assegnati due ciascuno ai ragazzi. Eh, qui questo documento che ho messo a disposizione dei ragazzi si vede male, però ve lo posso mostrare meglio se faccio questa operazione. Spero di, spero di non. Eh di non interrompere la presentazione, ecco, in pratica la, la tabella che era visibile anche ai ragazzi aveva il nome dei ragazzi e due monasteri ciascuno, questo era è stato il modo diciamo di, di, di dividere il lavoro, di assegnare il lavoro a ciascuno dei 28, era una classe di 28 una classe di 28 ragazzi. Ecco, se già volete eh, cominciare a vedere la presentazione per conto vostro, anche se è una cosa che potreste fare anche dopo, eh, questo indirizzo che vi sta comparendo qui alla fine vi porta proprio su queste stesse slide che vi sto mostrando. Allora, divisione del lavoro fra i ragazzi, quindi 28 ragazzi, due monasteri ciascuno, eh, siamo, a 50, eh, siamo a 56 monasteri. Perfetto. Eh, per cui c'era da visitare 56 monasteri, visitare in modo virtuale 56 monasteri. Ma il discorso eh, era quello di non limitarci ad una visita, ma di creare qualcosa insieme, appunto l'unione fa la forza, eh, di creare qualcosa insieme, eh, ognuno con il proprio contributo, eh, in modo da avere poi delle cioè di avere un prodotto finale in cui il visitatore di questo prodotto finale, il fruitore di questo prodotto finale potesse lui farsi un'idea di ognuno di questi luoghi, di ognuno di questi monasteri o abbazie. Per cui ai ragazzi toccava il compito di andare a reperire le informazioni e di fare tutto il lavoro di creazione di questo tour, chiamiamolo così, eh, andando eh, monasteri monasteri. E durante il lavoro io ho fatto delle scoperte, cioè durante questo, questo lavoro che si svolgeva un po' a casa, essendo, essendo fatto con uno strumento in tecnologia cloud come Google Earth, io mi sono potuto permettere il lusso di abbattere. Eh, diciamo i tempi normali di una lezione. No? Eh, questo lavoro, essendo un laboratorio che si poteva condurre appunto in parte a scuola e in parte a casa, i ragazzi, ognuno il proprio compito, l'hanno svolto un po' a scuola e un po' a casa. Magari quando a casa poi incontravano qualche intoppo. O si aiutavano tra di loro postandosene a casa propria, eh, aiutandosi con, con gli strumenti digitali, sempre, mandandosi messaggi, facendosi eh, un po' da tutor vicendevolmente, oppure aspettavano l'indomani quando si tornava poi a scuola e eh, magari la difficoltà la si vedeva insieme e si cercava di superarla. E le cose che ho scoperto sono le cose più importanti che ho scoperto durante questa la conduzione di questa di questa attività sono quattro. Eh, uno che la geografia e la storia, io parlo per la geografia e la storia, ma credo che possa es essere valido questo pensiero anche per altre discipline. Eh, possono diventare molto attraenti con l'aiuto del digitale. Questa non era la prima volta che lo sperimentavo questo discorso. I ragazzi, se dai. Eh, eh, diciamo, se gli dai in mano uno strumento digitale anche la più, eh, la più classica delle attività che è la, la semplice lettura per dire di un brano eh, ho notato che la fanno con molta più attenzione per non parlare poi di un'attività un che preveda l'uso attivo di quello strumento in cui appunto loro diventano attivi non sono soltanto eh, soltanto dei lettori o degli ascoltatori. Okay? In quel caso il digitale dà il meglio di sé, in quel caso c'è il, eh, il famoso termine in inglese, engagement, cioè vengono eh, coinvolti, appassionati da quella, da, quella, da quella proposta didattica, da quell'attività didattica. E poi c'è il fatto di un prodotto vero, anche questo... Eh, eh, di avere come obiettivo la realizzazione di un prodotto che i ragazzi sentono vero, ma lo sentono vero perché eh, sanno che potrà avere, almeno potenzialmente, un pubblico vero. Cioè quel, quel, quella loro realizzazione, quella loro, mh, il frutto del loro lavoro, potrà essere utile a qualcuno che loro non conoscono e neanche conosceranno mai. Eh, proprio questo stimola il fatto di fare al meglio, il fatto di rendere al meglio questo, tra virgolette, servizio di cui loro si sentono investiti. Okay? È, è un'assunzione di responsabilità. I ragazzi si sentono più stimolati ad essere eh, creativi, ma anche creativi in maniera seria, cioè di lavorare bene. Ecco. Eh, a parte i meccanismi di di concorrenza reciproca, ah, tu, questa cosa ti è venuta meglio, ora cerco di provare a farla uguale anch'io eh, con il mio monastero, cioè, chiaramente lavoravano su oggetti diversi, lavoravano su, su, su cose diverse, eh, ma eh, le modalità erano uguali per tutti. E qui eh, subentra quella, quella, quel passaggio in cui lo studente da semplice lo studente, ma anche il cittadino, se volete, lasciamo perdere che sia uno studente. In questo caso erano ragazzi, quindi studenti, ma la stessa cosa succede per noi adulti. Quando da consumer di Internet, quando da, consumer di, da consumatori di tecnologia o anche semplicemente da consumatori di informazioni confezionate da altri diventiamo anche produttori di informazioni, produttori di qualcosa di nostro, allora ecco che c'è il famoso passaggio da consumer a prosumer, che è un po' un obiettivo trasversale che dovremmo avere, che dovremmo avere tutti per, eh, riguardo ai nostri ragazzi per sottrarli a quello che sarebbe una... una un utilizzo, un, un utilizzo passivo della tecnologia che è invece molto, cioè un rischio molto, molto, molto reale cioè sappiamo che i nostri ragazzi sono eh, dalla mattina alla sera con i dispositivi digitali a disposizione ma spesso ne fanno un uso assolutamente passivo o comunque apparentemente interattivo, apparentemente attivo ma in effetti rimangono abbastanza ingabbiati in pochissime, eh, in pochissime azioni, in pochissime abilità, che non prevedono una, uh, um, una riflessione, che non prevedono un momento cognitivo importante. Ecco. Invece il portarli piano piano ad essere invece produttori attraverso la tecnologia di qualcosa, di originale, eh, fra l'altro appunto destinata ad un pubblico vero, destinata a un potenziale pubblico vero, eh, lì, eh, lì è un bersalto di qualità, io ritengo sia un bersalto di qualità. E infine, ma, eh, ma sicuramente non ultimo per importanza, il fatto che un lavoro di questo tipo fa nascere nella classe un clima. Eh, eh, importante, diciamo che io ritengo importante, che è quello ehm, per cui i ragazzi riescono a toccare con mano, cioè lo, lo, lo sentono, lo vivono e lo vedono eh, il fatto che eh, o il singolo contributo, o meglio, il contributo del singolo, il lavoro dell'individuo innestato in una eh, situazione collaborativa come questa. Ehm, rende lampante un concetto che in altro modo è difficile da far comprendere ai ragazzi. In questo modo toccano con mano il fatto che se ogni individuo fa il proprio dovere ne va del bene della collettività e se invece viceversa ogni individuo o qualche individuo non fa il suo dovere fino in fondo, non fa bene il suo lavoro fino in fondo, compromette il lavoro di tutti gli altri. Ok, questa è una cosa che eh, normalmente si fa è un valore educativo per me enorme, eh, credo per tutti noi enorme. Eh, solo che a volte si fa fatica a farlo comprendere ai ragazzi. Questa cosa. Lavorando in questo modo invece lo toccano con mano, cioè erano loro stessi a stimolarsi, a stimolarsi reciprocamente per dire: no, ma se lo fai così poi viene male, cerca di farlo meglio. Ecco, la, la, non scattava più che una competizione scattava eh, appunto uno stimolo reciproco, più che una vera e propria competizione, sapete, eh, lo sapete sicuramente, i ragazzi normalmente all'età delle medie sono molto competitivi, spesso, eh, spesso fanno a gara, ecco, e in questo caso la gara si è trasformata in un'assistenza reciproca per come, che aveva come obiettivo fare meglio tutti, per avere un un risultato migliore tutti. E anche questa ripeto, non è, secondo me, una, un, obiettivo, uh, un obiettivo da poco. Ehm, ok. Ehm, quindi, eh, tirando le somme, adesso io ve la faccio vedere questo questo um, prodotto realizzato dai ragazzi, ve lo faccio vedere prima di, prima di iniziare con una vera e propria fase più laboratoriale, e vi faccio vedere anche i passaggi. Eh, che sono necessari per portarlo eventualmente, eventualmente in classe. Qui al solito eh, è apparso un altro di quei link, se volete vedere direttamente il lavoro fatto da, dalla, dalla mia classe prima, lo potete vedere a questo indirizzo breve, arrivate proprio sul loro, sul loro prodotto. Eh, vi dico chiaramente che è un prodotto dove io a un certo punto ho chiuso, cioè non ho più permesso l'editing. Eh, i ragazzi si sono eh, sostanzialmente trasformati in dei eh, visitatori a quel punto del loro stesso lavoro, nessuno, più, eh, nessuno ha potuto più metterci mani dentro eh, e, ehm, e quindi eh, ci troverete anche degli errorini, chiaramente. No? E qua, a quel punto è subentrata la fase di valutazione, che eh, fra l'altro è una fase molto importante, ve ne parlerò subito dopo avervi fatto... Vedere questo esempio, l'esempio di questo lavoro. Eh, per realizzare questo lavoro bisogna, ve lo dicevo all'inizio, eh, andare su Google Earth, il docente eh, si, si registra su Google Earth che poi si registra. Basta, basta anche una semplice Gmail. Gmail. Per accedere a Google Earth in maniera, diciamo, per essere loggati dentro Google Earth in modo da poterne usare tutte le funzioni, quella che interessa a noi è questa dei progetti. Tutte le altre sono comunque fruibili anche, anche da visitatore e da navigatore anonimo di Google Earth, ma se si vuole creare qualcosa dentro, quindi se si vuole passare da consumer di cose fatte da altri. App Produttore di cose proprie bisogna farsi riconoscere, ovviamente, bisogna loggarsi. Eh, nelle scuole dove c'è la Google Suite questo tipo di attività è sicuramente agevolata per il fatto che eh, i ragazzi hanno anche i ragazzi sono dotati di credenziali ed è una cosa importante anche questa. E comunque, anche se non doveste essere in una scuola dotata di Google Suite, cioè dove i ragazzi non hanno, o anche di altre piattaforme dove quindi, se doveste essere in una scuola dove ancora i vostri studenti non sono stati dotati di credenziali proprie, il che può ancora succedere. Cioè, mi sa che con il discorso dell'emergenza della, dell della pandemia della scuola a distanza, eh, abbiamo provveduto in, un po' tutti a, a fare in modo che i ragazzi avessero, in tutte le scuole, tipo, che, a fare in modo che i ragazzi avessero le proprie credenziali. Eh, Ma anche nel caso in cui ci sia ancora una situazione in cui i ragazzi non hanno eh, delle proprie credenziali, può essere utilizzato lo stesso, solo eh, bisogna usare un'accortezza che adesso vi farò vedere, perché, fra l'altro, nel caso nostro per fare il laboratorio. Fra poco eh, vi coinvolgerò utilizzando proprio questa, questa forma eh, che non prevede l'utilizzo di credenziali individuali. Però vi dico subito che è meglio eh, avere una situazione in cui i ragazzi siano eh, riconoscibili e, e ci possa essere diciamo, un lavoro. Un lavoro più sicuro avendo le credenziali e tutto più eh, censito ecco volevo usare questo termine tutto più censito eh, la funzione di google earth che useremo è una funzione che si chiama progetti però eh, prima vi faccio vedere un attimo questo esempio eh, che è già un lavoro realizzato poi vi faccio vedere un po esempi anche anche migliori, cioè realizzati da case editrice o dai centri di ricerca che ce ne sono eh, e vi possono ispirare con dentro eh, Google Earth, e poi andremo a vedere come realizzarlo effettivamente. Eh, questo è il, il progetto dei miei ragazzi. Quando, quando si arriva sulla, sulla funzione dei progetti, basta Aprire questo chiaramente lo può fare soltanto l'insegnante. A questa fase di editing ci arriva soltanto l'insegnante e, ehm, e può fare partire la presentazione. Ma la presentazione può essere eh, visionata da chiunque. Se, segui, se avete seguito quel link, se avete eh, usato quel link che vi avevo mostrato prima, ecco bit.ly/slash/monasteri, questa stessa operazione che sto facendo io e che quindi state vedendo attraverso la finestra di zoom del nostro webinar potrete farla in una finestra a parte sul vostro dispositivo in totale autonomia. Eh, il progetto consisteva appunto nella, nella creazione di un percorso eh, attraverso 56 monasteri e abbazie, quasi tutte, eh, quasi tutte benedettine. Abbiamo scelto di farle così: 56 perché i ragazzi erano 28 e quindi due a testa erano appunto 56 luoghi da, um, da visitare, ma più che da visitare da creare, da creare dentro Google Earth. Eh, Google Earth permette, quando si fanno questo tipo di, di progetti, permette di scegliere delle località. Qui per esempio siamo partiti da una località eh, a noi molto conosciuta, molto cara anche, credo a tutti noi italiani, il Monastero di San Benedetto. E qui, e qui ehm, state vedendo la parte di geonavigazione, ok? Vi sto mostrando come... Eh, I luoghi che si vanno a visitare sono assolutamente interattivi, cioè il sistema di Google Earth permette una geonavigazione attiva eh, del luogo, si può anche scegliere di, eh, di avvicinarsi al luogo e così via. Ecco, adesso io sono per errore uscito, eh, il ragazzo in questo caso andava a trovare la località, la, ne sceglieva la modalità di visualizzazione, sceglieva quella che si dice. Eh, la vista del luogo, ma poi chiaramente il visitatore eh, può autonomamente, credo che chi di voi lo sta facendo in, autonom in autonomia sul proprio PC, lo sto riproducendo io, può fare eh, vari spostamenti sul territorio, può eh, scendere più vicino. Eh, al, al terreno, può addirittura quando è possibile ah, può passare dalla vista tridimensionale ad una vista bidimensionale, okay, può eh, prendere l'omino e, e vedere dove può atterrare queste, queste segnalini eh, azzurri che appaiono sono i luoghi dove si può in qualche modo portare l'omino. Vediamo se ci riesco. Spero di atterrare in un posto ecco, e viene portato sul luogo, proprio in eh, non siamo capitati davanti a, a qualcosa. Okay. Ehm, quando l'utente poi vuole saperne di più, ecco, il monastero si trova in questo luogo, ma poi se si vuole si può anche avere una scheda informativa. E allora i ragazzi hanno dovuto, oltre che individuare il luogo, scegliere la vista appropriata, scegliere quello che, che volevano, diciamo, dal punto di vista di geonavigazione, e comunque lasciare poi libero: questa è una cosa che fa Google Earth, lasciare libero il visitatore di. Esplorare anche le vicinanze del luogo, allontanarsi se si vuole per vedere che c'è vicino a quel luogo, vedete man mano che mi allontano. Posso allontanarmi anche molto, da allontanarmi, diciamo, alzarmi di quota per vedere, per vedere più parte del territorio, d'accordo? Più mi allontano, ecco, posso ridirigermi, riposizionarmi con il nord verso l'alto. Ed ecco che mi rendo conto di dove si trova per esempio nella penisola italiana questo luogo. Bene, ehm, a parte questa parte di geonavigazione, che i ragazzi si limitano a predisporre andando a individuare il luogo e scegliendone la modalità di visualizzazione. Quindi, qua fa quasi tutto Google Earth. Il resto che viene messo a disposizione del visitatore non è in merito del, del, del ragazzo, che okay? non è in merito, è una, sono funzioni di Google Earth, sono le funzioni eh, standard di Google Earth che restano fruibili all'interno di questo progetto. Qui invece sul lato destro ecco che ci sono le schede dei, eh, dei luoghi visitati. Queste schede vengono costruite totalmente nella nostra attività vengono costruite totalmente dai ragazzi. Eh, diciamo che eh, qui subentra quel discorso di eh, attivarsi, di diventare prosumer e questa è la vera e propria parte in cui il ragazzo deve andare a procurarsi le, le informazioni, andare, cioè fa tutto il lavoro di ricerca, confezione, il testo. Eh, descrittivo: Se trova delle cose a cui deve, eh, cioè degli argomenti o, degli, o, o qualcosa all'interno del testo che merita un approfondimento, deve anche andare a scegliere su quale sito andare a proporre il, il visitatore, quale, quale sito andare a proporre il visitatore. E questo lo si deve fare eh, luogo per luogo, lo fanno i ragazzi lo fanno luogo per luogo. Io, qui, sto passando per esempio dal numero 1 al numero 2 il numero 1 vi dico subito che era una, una, un esempio che avevo fatto io ai ragazzi in modo che avessero una traccia di come, eh, di come doveva in effetti arrivare, eh, a, andarsi a, a formare poi la loro scheda, il loro luogo. Eh, infatti, per questo sono 57 totali e non 56. Si possono vedere anche qui dall'indice, c'è un indice consultabile. I monasteri in questo caso ce n'è uno in più perché è l'esempio che faccio di solito io ai ragazzi prima di, di lasciarli lavorare ai propri, ai propri oggetti. Ecco, in questo caso siamo venuti più dalle, eh, dalle parti di sfide, siamo eh, siamo vicini al fiume Trebbia dove c'è l'abbazia di San Colman. Ecco, questa è già una di quelle realizzate, una scheda. Eh, realizzate interamente da, da un alunno e come vedete c'è una parte testuale che però non è solo testuale ma è bensì ipertestuale perché ciascuna di queste parole attive eh, rimanda ad un approfondimento quindi il, il fruitore il navigatore che arriva Qui può andare a vedere per esempio, ok, scriptorium, vediamo che è sto scriptorium, clicca su scriptorium e viene portato su una pagina di approfondimento, in questo caso eh, di Wikipedia, ma la pagina ovviamente non è stata scritta dai ragazzi, ma il link che porta a questa pagina è stato realizzato da loro, e così in maniera diciamo, da rendere più profondo o più approfondibile il testo ma non c'è soltanto la parte testuale perché la scheda prevede anche la realizzazione di una parte mediale, cioè fatta di immagini eh, e non solo di immagini perché anche queste saranno scelte, vengono scelte dai ragazzi, li vanno a pescare su internet, si devono stare attenti che siano appropriate al luogo che siano veramente riferite al luogo di cui stanno parlando. Quindi quando all'inizio vi ho detto si mettono in moto, si sviluppano una serie di competenze e abilità, eh, anche queste fanno parte di, eh, di, questa, di questo sviluppo. No? Il ragazzo deve andare a fare una ricerca sempre più eh, mirata e selettiva e dettagliata delle cose, ed andare a trovare le cose eh, che davvero gli interessano oltre alle immagini eh, che possono essere anche parecchie eh, qui ne sono state messe alcune è anche possibile aggiungere dei video e nel caso dei video il video può essere fruito eh, dal, dal visitatore anche comprensivo di audio adesso qui faccio partire eh, come esempio questo su E il suo polgo medievale hanno origini antiche. Ok. In questo caso il, eh, tutti i ragazzi eh, ai, ai ragazzi non avevo dato eh, come compito la creazione di un video, ma bensì la selezione di un video eh, attinente, pertinente al, al, luogo, eh, al luogo che gli era stato assegnato. Quindi qui non c'è un un lavoro di creazione audiovisiva, ma nulla vieta che eh, avendo più tempo a disposizione, potendolo fare, diciamo, avendo... Eh, anche, con, anche con i contributi fatti in casa, se volete dai, dai ragazzini, qui si poteva benissimo anche eh, scegliere di mettere dei video creati dagli stessi, dagli stessi ragazzi. Nel nostro caso, noi eh, abbiamo invece preferito eh, utilizzare video che già esistevano. Ok, qui vi sto facendo vedere come si scorre da un luogo all'altro. Ovviamente, per ognuno dei luoghi, eh, le, le caratteristiche generali sono le stesse. C'è una parte testuale, o meglio, ipertestuale, e una parte con delle immagini. E quando è possibile, anche con dei video. Il, il progetto non è detto che debba essere eh, fruito così sequenzialmente, cioè passare in ordine. I luoghi così come sono stati eh, predisposti perché in effetti il visitatore può anche andare eh, andare un po' a salti cioè andarsi a scegliere dalla lista eh, dei monasteri quello che vuole senza bisogno di seguire la sequenzialità dei luoghi e qui siamo andati eh, ben lontani dall'italia ok ecco qua allora e, è chiaro che qui bisogna stabilire bene prima tutto, okay? a parte le regole che quando si va a ricercare su internet la ricerca deve essere finalizzata solo e soltanto al nostro lavoro, a parte tutta una serie di regole comportamentali eh, per an andare ad, ad attivare questo tipo di laboratorio, eh, è importante che si diano anche delle consegne molto bene molto ben precise e anche le caratteristiche delle informazioni, come deve essere confezionato il testo, eh, insomma bisogna, eh, almeno ai ragazzini piccolini, come erano questi di 11 anni che hanno fatto, che hanno fatto questo lavoro, ho ritenuto opportuno dare... Dare loro delle indicazioni ben precise. Ed ecco qui vi faccio vedere la, la, la scheda che vedevano anche loro. Okay, provo a ingrandirla un po'. Questo è proprio la, il compito diciamo, assegnato su, eh, su Google Classroom. Ognuno di loro vedeva eh, che eh, si andava a trovare nella tabella i monasteri che gli erano stati assegnati, okay, solo per sapere appunto io su quale devo lavorare. Eh, dopodiché, su ognuno di quelli che gli era stato assegnato doveva effettuare una ricerca e raccogliere dei materiali, delle informazioni e dei dati essenziali erano l'anno di fondazione o consacrazione, gli ho, ho fatto io la lista della spesa, altrimenti i ragazzi si perdono un po'. No? La, la lista delle cose che dovevano trovare gliel'ho data già preconfezionata, eh, in modo che loro raccogliessero quelle informazioni e non altre. Eh, il nome del fondatore o dei fondatori, una breve storia del monastero. Eh, a quale ordine religioso apparteneva e se il monastero attualmente viene ancora utilizzato, cioè è ancora un monastero, o magari è diventato, ce ne sono tanti, che sono diventate strutture recettive, alberghi, ristoranti e roba del genere. Eh, poi gli dicevo che dopo aver fatto la ricerca, ehm, eh, all'interno del progetto bisognava aggiungere l'elemento relativo al, al, al loro monastero ai loro due monasteri, cioè due volte la stessa operazione fatta per ciascuno dei loro monasteri, che io gli avevo già condiviso, cioè loro accedevano a questo progetto come fra poco farò fare a voi eh, come laboratorio, accedevano a questo progetto attraverso Google Earth con i loro dispositivi e andavano ad aggiungere eh, i luoghi per cui dovevano effettuare il lavoro. Per Scusate, posso intervenire? C'è una collega che ha detto che sì. ha perso il passaggio in cui tu puoi fruire non in modo lineare, cioè quando presenti tutta la lista dei monasteri. Puoi farvi vedere, grazie. Sì, sì c'è un indice qui in basso: si, si, si apre questo indice e si può saltare da un, da un posto all'altro senza bisogno di, di, di andare in sequenza. Okay, l'indice contiene tutti i luoghi già previsti eh, dal progetto quindi si può scorrere e si va da un posto all'altro anche saltando ok allora questa quindi erano le indicazioni eh, che davo appunto anche con il numero di caratteri eh, previsti insomma indicazioni abbastanza, abbastanza precise eh, tutto questo lo trovate anche ben documentato se volete, se volete poi rivedere con calma nell'articolo su Insegnanti 2.0 dove racconto questa quest esperienza eh, e quindi lo trovate anche qui. E qui fra l'altro ci ritrovate, ecco, e poi allora, andiamo con ordine, poi si è passati alla fase operativa che è durata mh, diciamo un tre settimane all'incirca a spizziche bocconi chiaramente nel frattempo si faceva anche altro eh, i ragazzi hanno prodotto queste cose poi c'è stato qualche giorno di affinamento di aggiustamento prima che io chiudessi il tutto e poi ho chiuso il tutto e sono passato alla fase di valutazione ecco non sottovalutate quando progettate un'attività di questo genere non sottovalutate la valutazione ecco eh, voglio soffermarmi ancora un minuto prima di passare a farvi, a farvi ci mettere le mani, a farvi lavorare, eh, voglio, voglio, ehm, voglio dirvi che questo tipo di un'attività di questo tipo, secondo me, è impossibile fare una valutazione vera, reale, autentica se non si usa una rubrica di valutazione. Perché qui le competenze che si mettono in moto sono tante e allora è bene. Eh, prevedere fin dall'inizio che eh, queste competenze vengano conosciute, cioè i criteri con cui verrà valutato questo lavoro eh, sia conosciuto fin dall'inizio dai ragazzi. Per cui ho messo su eh, subito, l'hanno vista subito i ragazzi qual era la la rubrica di valutazione prima ancora di iniziare a lavorarci i ragazzi quindi hanno saputo che eh, avrebbero avuto una valutazione se, se, delle cose che facevano tu quasi tutto veniva, uh, veniva sottoposto a valutazione eh, come l'individuazione corretta della località e come veniva impostata la visualizzazione ecco quattro livelli di, di proficiency cioè di, 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 di efficienza diciamo eh, poi il questo è solo l'unico che riguarda eh, le abilità di, della geolocalizzazione. Poi si passa a quelli che riguardano la parte testuale, o meglio ipertestuale, quindi il contenuto del testo, la coerenza, la pertinenza e così via, tutto in un unico criterio e poi anche l'appropriatezza e l'originalità. Loro sapevano che i testi che mi fornivano, che mi proponevano, Ehm, sarebbero stati sottoposti ad una verifica di, di originalità e di autenticità, quindi sapevano che non potevano fare il classico copia e incolla, ok? Perché tutto questo veniva eh, valutato e sbagliato. Meno originale era il testo, minore sarebbe stata la, la valutazione. Ehm. Eh, la parte, sempre per la parte testuale la correttezza ortografica e sintattica. Io insegnando anche ovviamente italiano non posso sicuramente trascurare, trascurare questa parte, e poi anche la parte ipertestuale: cioè la, che risorse avete scelto come approfondimenti siete riusciti a mettere a mettere bene il navigatore in condizione di fare un approfondimento avete scelto bene le destinazioni e infine una valutazione anche della parte multimediale cioè degli oggetti immagini o video che fossero che erano stati scelti quanto, quanto si, eh, fossero stati eh, scelti in maniera adeguata ok questa rubrica allora io l'ho messa su con un sistema online gratuito che si chiama Quick Rubric, ma vi dico subito che oggi non è più neanche necessario usare questo perché all'interno di, di Google Classroom c'è la possibilità di attivare, la, di attivare una una rubrica di valutazione, loro la chiamano griglia, dentro Google Classroom e quindi quello stesso lavoro può essere benissimo fatto eh, senza bisogno di uscire dal, dal sistema di Google Classroom. Ok, ehm, bene, io mi fermerei un attimo per vedere se ci sono dubbi o perplessità, dopodiché vi proporrei proprio un piccolo laboratorio facendovi fare a voi la parte... Eh, diciamo abbiamo sì, poco più di mezz'oretta, vediamo un attimo se ci sono eh, dubbi o domande a cui dare risposte. Eh, non lo so, Aurora mi, sì, mi dici sì, tu? Giuseppe ci sono alcune domande che ti sottopongo. Per eh. esempio ehm, una collega ha chiesto se si può utilizzare Google Art con ogni tipo di device. Allora, sì, la risposta è sì, si può utilizzare... Anche il con... cellulare. Sì, 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 anche il cellulare. L'unica preclusione che si potrebbe avere con, eh, con i dispositivi mobili, ma eh, in assoluto non con tutti, okay, i dispositivi mobili, ma con parecchi dispositivi mobili, quindi sia tablet che smartphone, la preclusione a cui ci potremmo trovare di fronte è quella di non poter utilizzare... Eh, la funzione progetti, questa, che, questa diciamo, che adesso vi farò sperimentare direttamente. È la funzione progetti, eh, si chiama così, ok, dentro Google Earth. La funzione progetti dentro Google Earth eh, nei dispositivi mobili c'è, pure, però a volte con alcuni dispositivi mobili eh, non funziona al 100%. O meglio, funziona solo per la parte visualizzazione. Quindi se lo studente ha solo uno smartphone a disposizione ed è uno di quegli smartphone in cui eh, la funzione progetti funziona solo in visualizzazione, lui non potrà inserire i suoi elementi, cioè non potrà creare qualcosa all'interno del progetto. Potrà solo vedere quello che stanno facendo i suoi compagni o l'insegnante. Ma non potrà. C'è questa limitazione. C'è una osservazione più che altro riferita all'uso delle immagini e quindi all'attenzione anche al copyright. Certo, quello si fa, è chiaro che è chiaro che bisogna avvertire i ragazzi che nell'utilizzo nell delle eh, delle immagini dovrebbero tenere conto del fatto che quelle immagini che trovano su internet non tutte sono disponibili. Eh, loro hanno usato, io per, per sicurezza gli ho fatto utilizzare eh, una funzione che c'è eh, sempre su, su Google Earth: che è la funzione foto. Cioè, per ogni luogo, se accendi la funzione foto, quando ti trovi su un luogo si trovano già delle immagini che sono già su internet. Ed è stato concesso a Google dall'autore dell'immagine di renderle pubbliche, per cui sono già pubbliche. Okay, quindi Poi posso chiederti, sì. ma credo che lo farai vedere adesso nella, nel laboratorio, cioè come si sì. inserisce un file audio oppure un file video, un link multimediale. Ecco. Okay. E da ultimo ripeti per favore come ci si iscrive, perché probabilmente tra le tante cose che hai detto si è un po' perso. Eh, a, a Google Earth no, di fatto non ci si iscrive, si fa il login, cioè si, ci si fa riconoscere, io dovrei, vediamo, provo a farlo. Ecco, vedete che qua in questo momento io sono loggato con le mie credenziali, d'accordo? Se faccio esci, io divento. Eh, eh, divento su google earth se, va, se torno ad andare su google earth divento un navigatore eh, un navigatore anonimo di google earth cioè la posso eh, posso fruire comunque di google earth ma divento un navigatore anonimo invece al momento in cui arrivo su google earth e lo avvio devo avere la possibilità di essere riconosciuto da Google Earth e Google Earth a un certo punto, quando attivo, adesso dobbiamo aspettare che ricarica Google Earth, mi, mi, sono, mi sono, diciamo, scordato che ogni volta all'avvio qualche secondo, eh, purtroppo si perde perché Google Earth è un'applicazione, una web app abbastanza eh, pesante eh, e quindi c'è questo momento di attesa iniziale. Però volevo proprio farvi vedere per rispondere alla Domanda che c'è un modo di fruire eh, Google Earth da utente anonimo, che in questo momento, in questo momento io non, non potrei creare un progetto perché non sono stato riconosciuto, ma quando attivo devo aspettare che finisce di caricare. Ecco, vedete, non, non sono in questo momento un utente riconosciuto, però quando voglio usare la funzione progetti e devo creare qualcosa nella funzione progetti, io prima devo accedere. Che devo farmi riconoscere ecco qua con un'utenza eh, gmail oppure se sono in una google suite con l'utenza del dominio scolastico della google suite a quel punto le, ehm, le operazioni che faccio saranno legate a quell'utenza ma non è tanto un capriccio di google earth quello di avere l'utenza e perché ha bisogno di appoggiarsi ad un google drive e ecco, questa è una cosa importante se volete che non avevo detto ognuna delle operazioni che viene fatta di fatto viene ecco vedete viene registrata su google drive cioè google drive, guardate qua questo è il eh, il, il laboratorio che vi ho appena mostrato e diventa, diventa di fatto un file dentro il mio, il mio drive. Okay? Quindi ha bisogno di sapere chi sei per usare il tuo Google Drive. Mm, eh, non, non è un capriccio far, farti loggare, deve necessariamente farlo. Ok, e poi chiaramente nel tuo, nel tuo account su Google Earth vai a trovare le, le cose che hai fatto o che qualcuno ti ha condiviso, come in questo caso. E da qui si parte per il nuovo progetto, che è adesso quello che faremo insieme. Okay? Poi farai anche vedere, Giuseppe, come si invitano i ragazzi, perché è certo, parte certo, proprio certo, del laboratorio. Certo, Grazie. certo. Allora, il docente che vuole creare uno di questi progetti, la prima cosa che deve fare appunto è accedere a Google Earth eh, con il proprio account, deve essere un account di tipo Google, che sia la Gmail privata. Che, o che sia la, la gmail della scuola se c'è la google suite non ha importanza però deve essere un account di tipo google questa cosa non funziona con altre, con altre credenziali eh, clicca sul nuovo progetto che è il punto di partenza di tutto questo è creare un nuovo progetto per cui clicca sul nuovo progetto e ehm, vedete viene subito con la prima opzione data, è quella di creare un progetto che vada a finire su Google Drive. Questa è l'opzione che, che dobbiamo utilizzare. Questo progetto viene subito creato, ma viene creato senza un titolo. Uh, ogni volta che apparirà durante, durante il lavoro, ogni volta che apparirà sia a voi che ai vostri ragazzi questo simbolino qui, vuol dire che quell'elemento può essere modificato. In questo caso è il titolo. Non vi occupate, non vi preoccupate del salvataggio né voi né i vostri ragazzi dovete preoccuparvi del salvataggio perché avviene automaticamente. Quindi ogni modifica che viene fatta, come in questo caso, io questo progetto per questo laboratorio lo voglio chiamare il, i luoghi di sfide. Beh, visto che siamo tutti ospiti di questo uh, convegno e dico, metto una breve descrizione del laboratorio con i Partecipanti al webinar. Ok. Eh, già ho dato un titolo, ho fatto una breve descrizione del progetto e poi dovrò comunque eh, dire ai ragazzi: guardate che. Ognuno, ognuno di voi potrà inserire dei nuovi elementi quindi in questo caso io lo dico a voi scegliete pure la località che preferite il luogo che preferite ma quando dovrete inserire un elemento un luogo quindi nel nostro percorso che poi sarà un lavoro diventerà un lavoro collettivo eh, dovete cliccare su questo pulsante qui vi trovate vi troverete anche voi questo pulsante qui adesso io per, per rendervelo disponibile dovrò condividervi questo progetto e lo farò fra un attimo. Però eh, prima di condividervi il progetto voglio far vedere come si crea un luogo, un elemento all'interno del percorso, si clicca su questo percorso, su questo eh, bottone e si può scegliere andando su cerca eh, il luogo guardate da qui si può benissimo andare a eh, io vado a catania va oh, bene faccio il campanilista eh, ok eh, e qui c'è la possibilità di scegliere il luogo eh, una volta scelta la località si viene portati nei pressi della località eh, intanto viene presentata una scheda già precompilata ma che poi può essere modificata Okay, la scheda precompilata, eh, Google se la cerca eh, so, in sostanza fra le, fra le informazioni che trova su internet stesso, io intanto gli devo so, eh, semplicemente confermare che voglio aggiungere questo luogo al mio progetto, cliccando su questo bottone qui. Poi il fatto di avere, ecco, posso confermare il nome così come viene preso, posso, oppure posso ancora cambiare, però se faccio salva, guardate cosa è successo, è successo che nella lista dei luoghi già è comparso, comparso un primo elemento. È chiaro però che in questo momento ancora la, la scheda è quella che mi ha proposto Google, la visualizzazione è quella che mi propone Google. Io a questo punto la scheda che mi propone Google la chiudo. La visualizzazione la posso anche personalizzare, cioè posso scegliere per esempio di, di stare più lontano dal terreno, posso scegliere una visualizzazione 3D così sullo sfondo e così vede pure. A montagna, la nostra Etna, ok? Posso, posso person personalizzare la, 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 il modo in cui il, vis il visitatore verrà portato su questo luogo, eh, e poi, però, quello che mi tocca sicuramente fare è andare a costruire una buona scheda informativa, e lo faccio da qua. Okay? Questa è quella che mi propone Google. Io gli dico: No, non mi sta bene, la sostituisco con una eh, mia, dove vado ad inserire eh, le immagini che voglio. Okay, posso cercarle eh, da internet, posso andare a trovare un video. Io qua, per esempio, metterò un video eh, sull'Etna col drone, vediamo se troviamo qualcosa. Sto facendo una ricerca veloce. Sono ancora all'interno di Google Earth, eh, non, non c'è neanche bisogno di uscire né per inserire immagini né per inserire video. Ogni volta che voglio inserire o un'immagine o un video, ho lo, il pulsantino qui a disposizione. Ora, per esempio, Uh, metto una foto di Etna e Catania, vediamo che viene fuori, che okay, be bella foto panoramica, eccola qua. Ok, quindi gli elementi multimediali li, li aggiungo da qui e qui poi ho la parte testuale o meglio ipertestuale, perché vedete che c'è il simbolino, quindi eh, Catania è ritenuta. Ok una delle più belle città d'Italia sto facendo promozione territoriale va bene qua potrei mettere eh, qualsiasi cosa ma ognuna di queste parole vi ricordo che questa è una zona eh, ve l'avevo detto prima quando ho fatto la descrizione del lavoro fatto dai ragazzi i ragazzi mettevano dei iperlink cioè dei collegamenti per testuali ecco è così che si fa si scrive prima il testo e poi sulla parola o sulle parole eh, nelle, alle quali si vuole aggiungere un collegamento ipertestuale, le si seleziona e si clicca su aggiungi link e basta incollare qui un link di destinazione, una pagina eh, sulla quale si vuole portare il visitatore. Io qui in questo caso non lo faccio. Ecco, ultima scelta importante da fare è che invece di usare il riquadro piccolo, che sarebbe di queste dimensioni qui, la scheda... Rimarrebbe di queste dimensioni qui. Io ho obbligato allora i ragazzi a usare. Il riquadro grande per avere anche una porzione di testo più consistente da poter utilizzare. Okay, il resto si può anche trascurare, sono valori e informazioni che mh, non sono essenziali, e già il luogo, il primo luogo di questo progetto è già stato inserito ed è visibile nella lista che ancora contiene solo un luogo, nella lista degli elementi di questo progetto. A questo punto arrivati qui, il docente dice: Bene, vi ho fatto vedere come si fa, ragazzi, adesso lavorateci voi. Cioè adesso vi condivido questo progetto, vi permetto di entrare in questo progetto e ognuno di voi, cliccando su un nuovo elemento, potrà andare a costruire la sua c'è cioè la scheda sulla sua località preferita su una località che vuole inserire in questo progetto qui il tema è libero quindi siete liberissimi di, di, di mettere quello che preferite vi faccio vedere invece bene come si fa questa condivisione tutto parte da questo simbolino magico che è il simbolo della condivisione ormai ci dovremmo essere credo abituati tutti a riconoscerlo da qui parte la fase di condivisione la condivisione può essere fatta nominativa se aggiungo qui email per email oppure un'email di un gruppo classe cosa che in questo caso non posso fare perché non conosco le vostre email e quindi sono costretto invece con i ragazzi è bene usare questo tipo di condivisione okay? quella che prevede l'identificazione di persone o gruppi di persone se siete in una scuola dove i ragazzi sono dotati con delle proprie credenziali, non avete nessuna difficoltà a inserire qui i nominativi o le email dei vostri ragazzi. O se c'è un'email di classe, un'email come gruppo classe, potete inserire anche quella. E invece, io, nel nostro caso, devo usare un altro tipo di condivisione che è quella generica, cioè che non prevede l'identificazione dei partecipanti. Per cui in questo momento io dico eh, non la usate questa quando ci lavorate con i ragazzi. Io in questo momento vado a dire a Google Earth che eh, chiunque arriverà a, a questo progetto attraverso il link, che adesso io vi darò, avrà i privilegi di editing, cioè potrà modificare, per cui potrà aggiungere i suoi elementi, i suoi luoghi. Io adesso copio questo link e ve lo passo. Ve lo passo attraverso la chat di Zoom, quindi vi invito ad andare sulla chat di Zoom perché ecco qua vi sto incollando perfetto un link sul quale voi dovreste già vederlo, su questo vi basterà cliccare su questo link o se non dovesse essere cliccabile farne un copia e incolla in una scheda di, eh, di Google Chrome. Eh, e praticamente vi ritroverete all'interno del progetto una volta Giuseppe, che sarete Giuseppe, sì? scusa un attimo, siccome hai detto veramente tante cose e che eh, è un po' denso, magari adesso che hai completato riprendi alcuni passaggi dall'inizio, così qualcuno certo. ti può seguire e stare a pari. Grazie. Certo. Sì, volevo dire che a chi è arrivato già dentro il progetto può già sbizzarrirsi a creare il suo elemento, ok, cliccando su questo bottone nuovo elemento e io poi di tanto in tanto siete già, chi c'è già dentro sta già vedendo qualcosa di molto simile a quello che vi sto mostrando io e ehm, cliccando su questo ricarica progetto io potrò vedere qua già vedete come sono eh, all'iniziale Catania, unico luogo che c'era, si stanno aggiungendo quelle che state mettendo voi, almeno coloro che sono già all'interno del progetto, che hanno seguito quindi quel link e sono all'interno del progetto. Io faccio un passo indietro perché eh, così nel frattempo, che gli altri, cioè, nel frattempo che ci arrivate e che ci lavorate dentro, faccio rivedere i passaggi per arrivare qui. Allora, i passaggi per arrivare qui ovviamente sono quelli di accedere a Google Earth, farsi riconoscere con una eh, Gmail o, meglio ancora, se siete dotati di un account scolastico G Suite, con il vostro account scolastico G Suite, Dico meglio ancora perché in quel caso rimanete nell'ambito del dominio scolastico eh, ed è meglio quando, se, se volete chiamare dentro i ragazzi a cooperare in questo progetto, è meglio che sia fatto all'interno del dominio scolastico. Una volta che siete dentro Google Earth e che vi siete eh, loggati, cioè fatti riconoscere, quello che dovete fare è andare nella funzione Progetti. La funzione Progetti vi fa vedere... Se è la prima volta che la utilizzate, non troverete nessun progetto già, già, già pronto, cioè già, già da prima. Per cui, quello che dovete fare è cliccare su nuovo progetto. Si clicca sul nuovo progetto, si sceglie di salvarlo, di creare questo progetto e di posizionarlo sul proprio. Google Drive e una volta fatta questa scelta già siete con il progetto pronto da essere creato, cioè da essere popolato, ok? Popolato uh, da, di informazioni. E le informazioni sono ovviamente il titolo. Questa volta io questo lo chiamo prova perché già all'altro avevo dato un titolo, qua si può mettere una descrizione del progetto. Okay? Eh, di quello che ovviamente conterrà e poi eh, sia l'insegnante sia successivamente una volta condiviso adesso vi faccio rivedere l'operazione per la condivisione eh, tutti coloro che sono dentro il progetto in sostanza insegnante più gli alunni possono cliccare su questo bottone che è il bottone che ti permette di andare a cercare un luogo e inserirlo nel nostro Giuseppe, esatto. io... scusa, sì. qualcuno dice che può solo visualizzare? Probabilmente è la situazione sì. che hai descritto prima no. per il tablet? Allora, sì, sì, sì. Allora, proba probabilmente avevo avvisato che con alcuni dispositivi mobili, eh, purtroppo la funzione progetti funziona a metà. Diciamo, ti rende possibile la visualizzazione, ma non ti permette. Di eh, creare eh, l'elemento di, di interagire in maniera creativa eh, e, e lì purtroppo non so che fare, cioè, so, se sono, eh, sono mh, alcuni dispositivi mobili che si comportano così. Eh, L'unico consiglio che posso dare che avevo dato anche all'inizio: se potete spostarvi su un PC con Chrome, lì il discorso è, è sicuramente funzionante al 100% ma molti, anche molti dispositivi mobili utilizzando Chrome all'interno del dispositivo mobile invece di utilizzare l'app Google Earth a volte funziona eh, però non, veramente, è una situazione così diversificata che no, non saprei dirvi se, se se il vostro è uno di quelli dove può funzionare oppure no ecco allora, ero arrivato a farvi vedere come si aggiunge un elemento, si clicca su aggiungi al progetto, si conferma il nome se si vuole ed ecco che il nostro luogo è stato aggiunto, aggiunto al nostro progetto. Poi va editato, cioè va modificato andando a inserire, eh, sostituendo intanto la scheda che normalmente Google Chrome, eh, Google eh, mette, eh, Google Earth propone perché è una scheda presa da internet così bella confezionata. Noi non ci accontentiamo e quindi andiamo a mettere ehm, degli elementi multimediali che possono essere sia immagini, sia video da YouTube, sia cose che abbiamo sul nostro Google Drive, sia eh, cose che possiamo prendere dal nostro Google Photo o se abbiamo, abbiamo l'indirizzo specifico di un'immagine possiamo già mettere... Un'immagine eh, caricando la URL ben precisa, così, o addirittura guardate c'è la possibilità di caricare degli elementi che provengono dal nostro dispositivo. Perché noi potremmo, per esempio, fare: faccio un esempio reale, potremmo fare un, eh, un progetto di questo per documentare una gita che abbiamo fatto. Ok, allora gli elementi, eh, gli elementi mediali che andremo ad aggiungere magari sono delle immagini o dei video che abbiamo girato noi e che abbiamo sui nostri dispositivi o che hanno anche i ragazzi sui loro dispositivi e potranno aggiungere anche quelli caricandoli dal proprio dispositivo. Quindi, non c'è solo la ricerca eh, su internet di cose prodotte da altri, a parte che. Eh, quando, quando parliamo di internet, parliamo anche del proprio Google Drive, cioè all'interno del proprio Google Drive i ragazzi potrebbero aver raccolto materiali di loro produzione e inserirli all'interno di Google Earth. Okay? Eh, poi sul fatto di, di, diciamo, di rendere più o meno visibili porzioni più larghe del territorio, il fatto di andare a vedere in modalità 3d o in modalità 2d eh, queste sono scelte diciamo abbastanza eh, secondarie a un certo punto si dice ok io lo metto in direzione nord perché mi sento meglio orientato e poi gli dico acquisisci questa vista qua metto la, la, la descrizione ecco Okay. non mi devo preoccupare del salvataggio. Vedete, ogni istante qua, ogni modifica che faccio viene subito salvata. Lo stesso devono, vale per i ragazzi. Cambio il riquadro, lo metto in grande perché io lo preferisco perché dà più spazio alla zona della descrizione, alla parte testuale. Quindi, quando si fa il lavoro con i ragazzi, loro devono produrre anche una parte testuale e gli diamo un po' più spazio. Ed ecco qua il, il progetto. Il progetto, poi, una volta che. Eh, il docente lo vuole condividere, non deve fare altro condividere con la classe per farli lavorare dentro, non deve fare altro che andare su questo simbolino dell'omino col segno più, condividi progetto e scegliere o di condividerlo con, anche con alcune persone, che potrebbe essere l'intera classe, ma potrebbe anche, anche essere un gruppo ristretto all'interno della classe, inserendo i nominativi o le email eh, dei ragazzi. E nel nostro caso io questo non l'ho potuto fare, ma ho fatto una condivisione che con i ragazzi non si fa mai, che è quella generica, per cui praticamente con questo link, dando questo link, ho autorizzato chiunque arriva. Su, attraverso questo link a poter fare delle modifiche. Questo quando si lavora con i ragazzi è bene non, non adottare questa modalità di condivisione, ma bensì quella nominativa, così loro prima si devono loggare, cioè devono essere riconosciuti, altrimenti non li fa entrare. Eh, quando un progetto volesse essere ehm, eliminato, può essere eliminato con il simbolo del cestino. Invece quando un progetto, ecco questo ancora non ve l'avevo mostrato, ma quando un progetto eh, ho finito di lavorarci con i ragazzi e devo passare alla fase di valutazione, quindi non voglio più che nessuno ci metta mani, okay? eh, devo andare a cambiare le modalità di condivisione perché devo dire che sì, il link resta valido, okay? chiunque abbia il link può arrivare a vedere il progetto, ma non può più modificare e vado a, a cambiare in, eh, i privilegi per chi arriva attraverso il link al semplice visualizzatore. Per cui il progetto rimane lì, eh, tutti ci possono arrivare, anche coloro che hanno fino a un attimo prima collaborato ci potranno continuare ad arrivare, ma non avranno più la possibilità di modificare né quello che hanno fatto, né di aggiungere dell'altro. E io, posso, io, docente, in quel caso posso passare tranquillamente qualche giorno di tempo per fare una valutazione seria di un lavoro del genere, perché vi, non vi nascondo che la parte più faticosa e anche, eh, insomma, la più faticosa di questo lavoro è proprio la fase di, di valutazione, per questo ho, ho portato la vostra attenzione sul fatto di costruire eh, bene una rubrica valutativa fin dall'inizio che sia anche eh, condivisa con i ragazzi in modo che loro sappiano quali sono i criteri. Eh, con, cui verranno, oh, con cui verranno valutati i loro lavori. Allora io adesso rientro di nuovo nel progetto eh, Luoghi di sfide, che è quello che eh, poco prima vi avevo dato sotto forma di link, e vado a vedere che sono arrivati, che ci sono già altri luoghi. Adesso lo ricarico, vediamo se si è aggiunto qualche altro luogo. Ecco, qua. ecco Giuseppe, Cato. ti avviso che mancano dieci minuti. No, no, io, io, vi avviso, io vi avviso che già, siccome siete eh, bravi, siete stati bravi, vi avviso che già il nostro progetto contiene un bel po' di, di, di roba. Guardate, ognuno di questi segnalini sono i luoghi che avete aggiunto voi. Ok? Mm, avete preferito restare in Italia, ma se si fosse voluto andare altrove avreste potuto benissimo farlo perché Google Earth è Google Earth abbiamo il mondo a disposizione se adesso anche ancora mentre ci state lavorando voi volete vedere l'effetto che fa io passo alla fase di presentazione è chiaro che magari i luoghi che avete inserito in questo momento saranno eh, incompleti come schede non avranno elementi multimediali però guardate già siamo a quota 95 località una sola Aggiunta, inserita dall'insegnante, questa, ma se vado avanti verrò spostato in ordine di inserimento. In questo momento sono messi in ordine di inserimento, poi l'ordine si può anche, si può anche eh, cambiare, ed ecco che vengo sballottato di qua e di là attraverso i luoghi, lungo i luoghi che avete deciso di inserire voi. Ognuno di questi è uno dei luoghi che avete inserito voi stando. Eh, ognuno a casa propria, ai quattro angoli d'Italia eh, e potevamo anche essere ai quattro angoli del mondo, questo lavoro, ripeto, si può fare. Ecco, questa è la lista dei luoghi che avete inserito voi, io potrei anche saltare e andare, oh, c'è Via Grande, Tre Castagni, ci sono anche luoghi vicini a, a casa mia, vediamo Cattedrale di Sant'Agata, qualche Catanese, eccola qua, perfetto. Va bene, ma si può benissimo saltare e visitare. Questo lo potete eh, sperimentare anche voi in totale, in totale autonomia. Ecco, da Catania adesso ci spostiamo a Venezia, ed eccoci qua. Già, Venezia, per esempio, chi ha, io no, non vedo al momento gli autori. Ah, ecco, sappiate che da Google Earth al momento non c'è una funzione che permette di vedere chi ha realizzato questa scheda. Ok, anche nel caso non solo in questa situazione in cui ho fatto una condivisione eh, generica con il link pubblico, diciamo, ma anche nel caso in cui avessi fatto la condivisione con le email, la, la maternità o la paternità della scheda il docente non la può vedere. Ed ecco perché, eh, ve l'avevo mostrato prima, ed ecco perché è bene in fase di progettazione andare a fare quel discorso di stabilire chi fa cosa fin dall'inizio con una bella tabella dicendo ho fatto il progetto i luoghi sono questi a te tocca questo a te tocca quest'altro ecco ho giustificato il perché della, della ho giustificato nel senso vi ho spiegato meglio forse il perché di dover assegnare di dover essere il docente ad assegnare i luoghi perché così in quel modo la paternità è certa, altrimenti una scappatoia c'è e basterebbe fare mettere alla fine della descrizione il nome e cognome eh, dell'autore, così il docente potrebbe riconoscere chi è l'autore di, di quella scheda. Okay? Io qui nel, nel laboratorio che vi ho proposto non l'ho fatto e nel frattempo sto continuando a scorrere velocemente fra queste nostre meravigliose località. Italiane che voi avete inserito e magari, magari se eravamo arrivati al 95, magari nel frattempo se faccio un altro aggiornamento, magari nel frattempo scopriamo che saranno anche diventate ancora di più. Ecco, qualcuno si è. Qualcuno Giuseppe, si è... posso intervenire un attimo? Una richiesta proprio tecnica: c'è un modo per cambiare l'ordine con cui vengono. Uh, sì. Pubblicati i, i vari luoghi nella, sì. nella modalità sì. lista, sì, 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 Io quando ho la lista dei luoghi, qui sono chiaramente in fase di editing, cioè quella che, quella che vi sto mostrando all'interno di zoom è ciò che vede il docente, giusto? Il docente può, ma questo lo può fare anche il singolo studente. Può cambiare prendendo questo simbolino dei due trattini eh, andandosi a mettere. Eh, prima o dopo eh, cambiando di posto le varie località ok sto facendo salire qualcuno scendere qualcun altro eh, ma eh, diciamo che il principio è questo si può decidere l'ordine eh, come si vuole per cui adesso un'altra domanda come si chiude il progetto cioè nel momento in cui voglio uscire non... Ok, ne, allora nel momento in cui no, allora intanto nel momento in cui non voglio più che, che modifichino i ragazzi, perché ovviamente si dà una scadenza come tutti i lavori in classe, entro giorno tot alle ore tot le modifiche saranno accettate, dopodiché il docente eh, torna sull'omino sull e va a cambiare le modalità di condivisione, invece che editor li fa diventare di nuovo tutti visualizzatori. Ok, Per cui quel progetto è chiuso a quel punto, chiuso nel senso che l'unico che potrà fare modifiche sarà il docente, e questo si fa quando poi si, si va in fase di, di, di valutazione. Non, non deve più poterci mettere mano lo studente a quel punto, devo precludergli la possibilità di modificare. Ok, se invece devo uscire, non, non devo fare altro, uscire dal progetto, non devo fare altro che cliccare su questa freccetta indietro. Il mio progetto sarà già bello e salvato eccolo qua eh, anche se dovessi uscire da google Earth, in questo momento non lo faccio perché se no poi ci vogliono due minuti perché si ricarichi eh, ma anche se dovessi uscire o oh, mettiamo ecco mettiamo che cambio funzione vado nella funzione voyager che fra l'altro eh, vi, vi, vi consiglio pure eh, di visitare perché è una funzione dove ci sono mh, percorsi come questi che mi avete visto costruire così, che abbiamo costruito insieme, però fatti da case editrici, da, da enti di ricerca, ce ne sono un po' per tutti i gusti, ormai ce ne sono tanti anche in italiano. Questa è la funzione Voyager, okay? io ero uscito dalla, dalla funzione progetti, adesso ci torno, quando torno nella funzione progetti trovo di nuovo il mio progetto e se voglio riaprirlo lo posso riaprire in qualsiasi momento. Ed ecco qua. E posso editare tutto. Eh? È chiaro che posso editare eh, qualsiasi luogo già inserito. Okay. Benissimo, io guarda, credo che eh, potremmo stare qui davvero ancora tanto tempo perché le domande sono tantissime, gli interessi sono tanti. Dovete davvero provare in autonomia e eh, vedrete che pian piano si possono risolvere tutte le criticità che incontrate. Eh, vi metteremo a disposizione la presentazione. Allora io già mi sono, mi sono permesso diciamo di anticipare in questo senso perché chi volesse già può rivedere eh, le slide della presentazione a questo indirizzo qui, non so se sto condividendo ancora lo schermo io o no? Sì sì. Ok quindi nell'ultima slide vi sto dando eh, già eh, tutti i riferimenti e cioè eh, a questa stessa presentazione, all'articolo sul blog che descrive tutto che racconta un po' quell'attività eh, quell didattica fatta con i ragazzi di prima media sui monasteri e all'esempio vero, all'esempio reale del lavoro che hanno fatto i ragazzi appunto al progetto sui monasteri. Come esempio, da usare come esempio ovviamente e non altro. Eh, e questo, questi sono i riferimenti essenziali, credo che in questo modo, eh, chiunque abbia eseguito questo webinar con questi riferimenti possa provare chiaramente a metterci in mano autonomamente e a fare delle, delle prove prima di portare questa esperienza nelle proprie classi. Cosa mh, che vi consiglio perché l'ho trovata davvero efficace. Ti ringraziamo tanto, Giuseppe, per gli spunti che hai dato a tutti, per l'interesse. Con cui hai spiegato i vari passaggi e ci hai fatto collaborare. Ringrazio tantissimo anche i colleghi e tutti i partecipanti per la curiosità e l'entusiasmo con cui hanno accolto il progetto. Vi ricordo che eh, ci sono tanti altri eventi che potete trovare sul sito eh, tutti.it e potete ancora iscrivervi fino a qualche minuto prima. Vi consiglio anche di fare un tour sul sito di fa la cosa giusta perché c'è un programma culturale davvero ricco che poi si collega anche alle esperienze che abbiamo visto qui con Google Earth. Infatti si tratta di tanti cammini, di tantissime proposte che possono poi essere visualizzati su YouTube. E per concludere eh, vi ricordo che non si esaurirà qui il programma di sfide perché abbiamo intenzione di portare, eh, un, di creare un filo conduttore eh, nell'inverno in modo da collegarci poi alla nuova proposta di sfide nella prossima primavera. Noi vi ringraziamo, ringraziamo particolarmente Giuseppe. Grazie a voi. Alla Grazie prossima. Grazie a tutti i partecipanti per la pazienza. In ogni caso, avete anche l'indirizzo email. Se, se avete bisogno di qualche chiarimento, anche via email, in asincrono, posso darvi anche quello. Grazie a tutti e grazie, Aurora. Arrivederci. Grazie a te, ciao e arrivederci. Arrivederci.